Allora, distanziamento sociale rispettato, c'è un metro tra voi due. Sì. Perché il labiale, quello che conta è il labiale. Poi ti sei questionato troppo, da capo su spurendi, quando spura sa, non è cosa È bella. pericoloso. E allora, oggi le sedie sono rosso-blu, parliamo di cagliaritanità e non del rosso-blu. Beh, perché noi abbiamo lo spirito rosso-blu. Secondo te chi ce l'ha imposto questo rosso-blu nel comune di Cagliari? Ah, non disco, te non dici questa cosa, non dici tu. Zeus, a Rubius è blu e Zeus sta compagnia a teatro dell'armadio, che Zeus è una compagnia mega importante, con notte in tutta Italia. In noi paesi a sex, ma chi non vuole mai vuoi giù malus, sex, poi malus che è malus, se no punti malus, punti cosa sbella, se te vai. Però in noi paesi teatro in italiano e poco su poco su di depis cristianais, amico mio, compari Antonello Murgia. Antonello Murgia, un Sì. cognome tipicamente toscano che da tempo batte i Sì. palcoscenici di mezza Sardegna e Italia, Batte. dove tra l'altro hanno preso anche parecchi premi, come per esempio anche lo spettacolo che verrà presentato in questi giorni. Sì, Bestie Feroci ha vinto il premio internazionale del teatro a Lugano, del Festival del Teatro a Lugano nel 2007, ha vinto il Palio Poetico Ermo Colle a Parma nel 2013 e poi l'ultimo premio dell'anno scorso a Rimini al Festival Le Voci dell'Anima. L'armadio, perché l'armadio? Perché avete gli scheletri dentro. Bon, à 6 mois, je voudrais parler avec tout le monde de l'armadio, avec Antonello Lai de TCSE, parce que je suis très joli, Oh, très. su Sudenese, entra. Est-ce qu'il est laid de Castedé? Quand je. No, è una rassegna che si compone di. Perché teatro Allora, dell'armadio? il teatro dell'armadio accadde che nel 2005 eravamo in concorso con uno spettacolo che si chiama Risvegli al Teatro Valle di Roma, un teatro importante, dove ancora non eravamo nati come compagnia. Facevamo questo spettacolo dove uscivamo dall'armadio. Il tecnico ci disse: siete i terzi all'uscita in questo concorso. E come vi chiamate? E noi, boh, siamo quelli che escono dall'armadio. Quindi dall'armadio, teatro dall'armadio, e il nome lo diede lui. Non è cabaret il vostro. No, 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 non è cabaret. O se lo è, non per essere snob, ma in senso più vicino al teatro, insomma, alla nascita del cabaret che è in Germania. La risposta alla domanda che fai è bellissima. Sì, perché bisogna creare un'alternativa alla sofferenza. Siccome ce n'è troppa, se tu la riproponi per quella che è, o addirittura ripropone una sofferenza che non ha sbocchi, o spettacoli che non hanno sbocchi, o delle chiavi di lettura diverse da quelle della morte, cioè perché aggiungere morte se ce n'è già tanta? Allora a questo punto è meglio ridere, è meglio scherzare e prendere la vita come una festa, non come un funerale, no? Certo. Giusto? E tu sei il tristo mietitore. Io tristo non sono tristo, no, io vengo dalla scuola di mia mamma dove dice sempre po prangi a quattrogusu e melus a prangi a dusogusu e poi su soli besti vorottusu, figlio mio, il sole esce per tutti. Però effettivamente veniamo da una scuola, io ho fatto la scuola di a suo tempo all'Accademia d'Arte Drammatica, di Proietti, lui ha fatto la scuola di cinema, io ho fatto una succursale, ma mi ha mandato in Calabria a Che bello. Ho fatto Proietti. anche la scuola dei quartieri popolari, mi Ah, sa. io vengo da Anche Unibecio, io, e lui da Saint-Tropez, quindi vi non dico. credo, sembro così tutto. Lui Saint-Tropez, capito, via del seminario, io via Masaccio nel cuore sempre, dove ci abita mia mamma, e voglio dire, queste sono le radici che ci hanno permesso di essere quello che siamo, non bisogna mai dimenticarsi da dove arriviamo. Ecco, qua ti canto. Proietti no, ma proiettati nella cagliaritanità Sì. sì. Il grande De André cantava, nei quartieri dove il sole del buon Dio non dà i suoi raggi, ha già troppi impegni per scaldare la gente d'altri paraggi. Ecco, noi siamo quelli dei quartieri dove il sole del buon Dio aveva troppi impegni per scaldare la gente d'altri paraggi. Proprio io e lui siamo burdi, in realtà. Cioè, alla fine, anche se io sembro così un po' un principe, ma non lo sono, sono burdo. Ma sono molto felice di queste origini così popolari, anche un certo tipo di povertà, perché c'è una grande di dignità dietro in realtà, c'è una grande forza e per il teatro è proprio il pane.